Ingredienti. Dosi per 4 persone. 800 g di polpa di agnellone. 300 g di riso. 100 g di strutto. Prezzemolo. Pepe. Maggiorana. Cipolla. Preparazione. Taglia a cubetti grossi la polpa di agnellone e lessala in acqua salata con pepe e maggiorana. Quando sarà cotta, versarvi dentro il riso. Fatto saltare per pochi minuti nello strutto. Insieme soffriggere una cipolla tritata. Unirvi una manciata abbondante di prezzemolo tritato e portare il tutto a ebollizione. Quindi passarlo al forno già caldo per 20 minuti circa per completare la cottura del riso. Il piatto è pronto. Buon appetito!